espugnata la sacra rocca di Troia, ed è andato pellegrino, radicco, correndo palmo a palmo il mare. Scoprì città con un bell'indole di genti e nazioni. Ora o musica, dea, ora, ispirami su costui, sulle inaudite sofferenze che egli, solo con il suo coraggio, ebbe ad affrontare per porre in salvo la propria vita e proteggere la via del ritorno ai suoi seguaci, perché questo appunto egli fortemente voleva, ma tuttavia non riuscì a portarli in salvo. Essi perirono, ma vittime delle loro folli, sacrile di azioni, insensati. Ebbene, tali venti evoca Ottea, figlia di Zeus, evoca anche per voi, e dando inizio da qualunque momento voi. Ci segui. Alla tua sinistra la lama affilata di un arado che si avvicina, e alla tua destra lo zoccolo di un bue trainato da tuo padre mentre fai deficiente. Anzi, uscemo, facciamo e chiave, così, perché quel giorno erano venuti a prenderlo proprio per portarlo in guerra. Ovviamente mio padre in guerra non voleva andarci, e quindi che fa? Si finge pazzo. Si brucia con un malato di mente e comincia a girare nel campo, trainando all'indietro il bue legato all'arado e intanto seminando dei sassi. Che grande idea! Quelli che erano venuti a prenderlo ci misero la bellezza di 2 secondi per capire che era tutta una scena. E non è finita qua, perché hanno anche loro una grande idea. Prendono me e mio nato, in fasce, mi piazzano davanti alla lama della catro. Fortunatamente mio padre se ne accorge, si ferma, e quindi io posso stare qua a raccontarvi quello che è successo. Ma mettiamo caso che mio padre non mi vedeva, oppure non si fermava in tempo, prima papà era normale. E poi voi grandi saggi che organizzate una guerra, date queste responsabilità a questa gente. Ma siete tutti scemi. Ma che problemi avete? Per non parlare poi di mio padre, delle sue idee brillanti. Mio padre è famoso, penso che lo conoscete pure voi. È proprio là famoso per aver avuto la grande idea di prendere una decina di soldati e infilarli dentro un cavallo di legno per conquistare una città. Dicono che è astuto, che è un genio, più astuto di tutti gli achei, che intanto la sua astuzia e per la sua genialità che sto per finire qualcosa sotto la mano di malato. No, tra l'altro che io sia suo figlio lo dice mia madre. Ma io vorrei solo essere il figlio di un uomo più fortunato di lui. Magari meno astuto, meno geniale. Un uomo normale, che avesse avuto la possibilità di mettere nella sua terra, con la sua famiglia, con suo figlio. Invece no, i dei hanno mandato questa disgrazia. Il suo uomo. Lui se ne andava, dice, non sapeva perché. Avrei preferito che fosse morto. Non ci sarebbe una tomba su cui piangere. Invece mio. Se ne è andato così. Nemmeno le mie lacrime possono rinfrescare. Non ti metto la chiave. Non ti metto la chiave in coppa tomba mia. Mi lo sto duro. Mi lo sto dormendo. Così tu vieni la voce. Chi lo so io. Mi sono arrivato a scintilla con la mia mano. Thank you.
e sogna a mia la scintilla con la mia mano. Oh,
presupposto